Buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per l'occasione che mi date di portare un saluto in questo importante momento di riflessione che inizia oggi, ma che sicuramente avrà la sua massima espressione quando al Giardino dei Giusti ci sarà la bellissima cerimonia che ormai da tempo, diciamo, in qualche modo coinvolge tutta la città di Calvisano e anche tanti enti, associazioni, i cittadini e il mondo, insomma, più rappresentativo della comunità sociale del vostro territorio. Io vi ringrazio tantissimo perché dedicare un momento di ricordo e di attenzione a persone che davvero con le loro azioni anche semplici, naturali, che hanno contraddistinto la loro vita, nel mondo sociale, ma soprattutto nella lotta alla discriminazione e per i diritti delle persone più fragili o con disabilità, oppure spesso, insomma, al fianco di tante altre persone che soffrono, è davvero ammirevole. Quindi io, vi ringrazio. Grazie tantissimo per quello che fate, non solo oggi con questo approfondimento, momento di confronto, di riflessione e poi con quello che avete fatto con il Giardino dei Giusti e con tante altre iniziative, ma quotidianamente con le vostre azioni che io vedo che insomma nella vostra rete siete in tanti e si trasmettono tra di voi davvero come un impulso positivo di coinvolgimento e che guida l'azione giusta ogni giorno, quotidianamente, nelle vostre attività quotidiane. Quindi davvero un ringraziamento sentito, spero di potervi presto rincontrare, di vedervi anche lì a Calvisano oppure in un'altra occasione. Quindi un abbraccio, buon lavoro e davvero grazie per tutto quello che state facendo.